Perché gli uomini politici italiani non vogliono uscire però dall'euro? Perché hanno paura. Euroinomani, euroinomani, perché vi chiami così Diego Fusaro, i politici italiani? Dunque, li chiamo così essenzialmente perché, appurato il fatto evidente e conclamato che l'Europa è il nostro problema oggi, per il fatto che sta imponendo politiche depressive, di austerità, di lotta contro i diritti del lavoro e contro i diritti sociali, vi è una sorta di dogmatismo generalizzato che ripete come soluzione, come mantra, ci vuole più Europa. Ma questa è una forma di euroinomania, perché se vi sto spiegando pacatamente che il problema è l'Europa, dire che ci vuole più Europa sarebbe come dire al cospetto dei mali di un drogato ci vuole più droga. L'Europa è oggi la negazione di 2000 anni di storia dei popoli, delle civiltà e delle culture, delle lingue europee. Chi ama davvero l'Unione, l'Europa, deve essere nemico di questa Unione Europea, che è la negazione dell'ideale di Europa, di Husserl, di Kant e di tutti i grandi teorici dell'Europa. Oggi essere per l'Europa significa essere contro l'Unione Europea, delle banche, del capitale, della distruzione pianificata, organizzata dei diritti sociali e del lavoro. Questo è il punto fondamentale. L'euro non è una moneta, è bensì un metodo di governo preciso, neoliberista, che serve essenzialmente a svuotare i popoli della loro sovranità monetaria, economica e politica. L'euro è il compimento del capitalismo assoluto che dopo l'89, venuto meno il comunismo, dichiara guerra agli stati sovrani nazionali come luoghi del primato della politica democratica sull'economia spoliticizzata. Sempre più, lasciatemi dire, il conflitto sarà fra chi difende le sovranità nazionali e quindi la democrazia, i diritti sociali del lavoro, e chi invece difende il globalismo apolide, sradicante, fermo, di cui l'Unione Europea è vettore. Questo è il punto fondamentale. Parli come un libro stampato di filosofia, io non capisco molto. Ma...